Oggi ad Anuga Food Tech sono con Massimo Navatta, CEO di Navatta Group. Massimo, finalmente ci ritroviamo dopo 2 anni, finalmente ad Anuga Food Tech. Dopo un lungo tempo di mancanza dalle fiere, causa di pandemie e altri problemi. Quali sono le novità che avete portato ad Anuga Food Tech? Dunque, abbiamo qui alla nostra destra una riempitrice settica per fusti che ha il grande vantaggio rispetto a quello che esiste attualmente sul mercato di poter essere facilmente portata a fare sacchetti da 3 a 20 kg. Questo cambio di formato si può fare in circa 4 minuti, quindi questo dà dei grandissimi vantaggi e il fatto che il cliente con una sola macchina investe per entrambi i tipi di prodotti. Quindi un grandissimo vantaggio a livello di flessibilità, di tempo e di risparmio. Assolutamente. Questa per esempio va in Croazia, in un'azienda che fa creme di frutta e vegetali. La macchina è indicata per aziende che producono prodotti densi, mi sembra. Sì, prodotti densi e anche cubetti. Cubettato di pomodoro piuttosto che di frutta in nettare o altri liquidi di governo. Mentre la macchina alle tue spalle? Qui stiamo parlando di un cutter, che è una macchina che scalda il prodotto, lo tritura, cremogenizza, che viene usato dalle salse bianche alle marmellate, al pesto alla genovese, tipicamente italiano, e minestroni o altre creme vegetali tipo hummus. Lavoriamo tanto nei paesi del Medio Oriente con queste macchine. Quindi per quanto riguarda i mercati internazionali, Navatta come al solito si propone a un mercato trasversale a livello geografico. Assolutamente, stiamo lavorando in tutto il mondo in questo momento, dalla Sud America al Medio Oriente, passando dall'Africa, Nigeria e altri paesi. Perfetto. Nuovi mercati meno esplorati che comunque ci stanno dando tantissime soddisfazioni. Quindi una Navatta Group in espansione, posso assolutamente dire. Sì, siamo circa 100 addetti oggi. Per quanto riguarda le manifestazioni, dopo Anuga Food Tech, quali sono le prossime? Andiamo al Gesagro e poi la prossima fiera in Kenya. Un'impressione, Massimo, visto che siamo in chiusura quasi della seconda giornata di questa Anuga Food Tech post pandemia? Ovviamente l'afflusso di persone è limitato rispetto al passato, ma quello che sto notando è che le persone che stanno partecipando alla fiera sono tutte persone che hanno bisogno di venire in fiera per acquistare tecnologie e per vedere nuove possibilità. Quindi visitatori decisamente più profilati? Assolutamente, assolutamente. C'è meno persone che vengono in passeggiate, più persone che vengono per il business. Che è quello che interessa le aziende. Decisamente. Perfetto. Grazie allora Massimo, grazie a Navatta Group. Grazie.